Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In primo piano l'aeroporto Costa d'Amalfi di Pontecagnano, per il quale si punta a renderlo operativo ed ecosostenibile a partire dal 2024. È l'impegno confermato nuovamente questa mattina durante un sopralluogo al cantiere per l'allungamento della pista promosso dal presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone per fare il punto di lavori con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i vertici di GESAC. Il primo servizio. La prima fase dei lavori che consentirà il completamento del cantiere per l'allungamento della pista e la realizzazione del terminal passeggeri dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sarà terminata per il 2024. Dopo l'assegnazione ad un'impresa internazionale della progettazione per il terminal passeggeri, su iniziativa del presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, si è svolto questa mattina un sopralluogo nel cantiere con la partecipazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dell'amministratore delegato di GESAC Roberto Barbieri. Oggi è fuori di dubbio che aver affidato a GESAC le sorti dello scalo salernitano, facendolo diventare la seconda pista di Napoli nel sistema unico regionale, abbia finito per salvare entrambi gli scali. Oggi al presidente De Luca, che sollecitava imprese e tecnici a fare presto, GESAC ha ricordato gli 11 mesi persi per un ricorso al TAR sugli espropri, che però, come ha ribadito anche il presidente della Commissione Trasporti Cascone, oggi sono a buon punto. 2022 vedremo un'accelerata molto molto significativa. Sembra che siamo partiti a rilento, ma sono state fatte tutte le attività propedeutiche. Ora i lavori riprendono e ripartono a sprombattuto. Dobbiamo ancora definire qualche piccolo problema su qualche contenzioso, ma consideriamo che stiamo ragionando con GESAC già dell'affidamento di altri 20 milioni per la realizzazione dell'aerostazione e di tutte quelle che sono le infrastrutture oltre la pista. Quindi credo che questo 2022 sull'aeroporto ci darà dei riscontri molto molto positivi. Tutti naturalmente si sono trovati concordi sulle grandi potenzialità e le occasioni di sviluppo che l'ultimazione dei lavori porterà al comprensorio, a partire dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, presente all'incontro, con il consigliere regionale Andrea Volpe, il presidente ASI Antonio Visconti e il presidente della provincia Michele Strianese. Ma come ha ribadito Roberto Barbieri, l'aeroporto Costa d'Amalfi significherà anche per Napoli Capodichino riuscire ad assorbire traffici oggi impossibili da gestire, perché lo scalo napoletano è pieno. Noi facciamo il nostro dovere, siamo stati chiamati in causa perché siamo tecnici, stiamo facendo il nostro lavoro, siamo nei tempi, stiamo rispettando i tempi, quindi nel 2024 speriamo, anzi siamo certi, vedremo volare gli aerei. Abbiamo appena assegnato la progettazione per la realizzazione di aviazione commerciale e sono orgoglioso di poter dire che è un esemplare rapporto fra un soggetto pubblico, che è la Regione, che finanzia in parte questi lavori, è un soggetto privato che siamo noi, senza reciproche interferenze, con rispetto e con sinergia tecnica. C'è stata anche l'occasione per ricordare che non sono mancate le difficoltà, avete dovuto disinnescare, rimuovere degli ordigni bellici, c'è anche la questione degli espropri, però sembra a buon Abbiamo iniziato già formalmente, alcuni espropri sono stati fatti. Certo, ci dispiace che per 11 mesi siamo stati fermi perché una sentenza del TAR di Salerno aveva fermato i lavori. Per fortuna il Consiglio di Stato, con una sentenza esemplare, che praticamente diceva che è un progetto corretto ambientalmente, di sviluppo per l'intera regione Campania, ci ha consentito di andare avanti. Peccato per quegli 11 mesi, avremmo aperto nel 2023. Ma siamo in Italia, siamo abituati agli ostacoli burocratici e andremo Salerno oltre questo. aspetta questo aeroporto, ma anche Napoli Capodichino. Sì, assolutamente, anche perché adesso, finito il Covid, contiamo di arrivare già dal 2023 ai valori precedenti, cioè attorno agli 11 milioni di passeggeri. Di più non possiamo crescere in Napoli perché siamo all'interno della città e non vogliamo far perdere alla Campania quei milioni di passeggeri in più che possono arrivare. Sarà Salerno ad accogliere. Quindi avremo una società di gestione che è la GESA, che ha due piste a 60 km di distanza, Capodichino e Costa Salerno. Ed è il responsabile infrastrutture GESAC, Andrea Guglielmi, a spiegare la scheda tecnica dei lavori di allungamento della pista e su come saranno investiti i 257 milioni di euro.
I lavori di realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno sono il risultato di un complesso gruppo di investimenti infrastrutturali che si articolano in diverse fasi tra loro correlate e sovrapposte. A spiegarlo oggi al presidente De Luca e anche alla stampa è stato il responsabile GESAC Andrea Guglielmi. Il piano di sviluppo dell'aeroporto di Salerno prevede interventi infrastrutturali per un importo complessivo di 257 milioni di euro fino al 2043, divisi tra finanziamenti pubblici e privati che in maniera graduale consentiranno di accogliere 6 milioni di passeggeri. Sono inoltre previsti ulteriori 150 milioni a carico della Regione per il potenziamento delle infrastrutture di accesso all'aeroporto. Dallo scorso mese di luglio sono iniziati i primi lavori di bonifica da ordigni bellici. Dall'inizio di quest'anno gli interventi hanno subito un ulteriore significativo impulso con le prime attività di realizzazione della nuova pista di volo. Allora, gli ostacoli sono, come dire, all'ordine del giorno in questo tipo di attività di lavori, sono lavori complessi, sono la somma di diverse attività, no, che si vanno a intrecciare. In questo momento, come avete visto, sono diciamo in corso i lavori di prolungamento della pista. È una prima parte della cosiddetta fase 1 che consentirà di aprire l'aeroporto al 2024. Parallelamente a questo proseguono le attività di esproprio e quindi l'acquisizione delle aree che consentono e consentiranno sia il primo prolungamento a 2000 metri ma anche un secondo prolungamento a 2200 metri. Allo stesso modo è stata, diciamo, aggiudicata recentissimamente, una decina di giorni fa, la gara per la progettazione integrata di tutti quelli che sono le altre attività di completamento dell'aeroporto. Allora, l'aeroporto, tenete conto che è una città. Quindi realizzare un aeroporto significa realizzare diversi interventi che si sommano, si integrano e si completano. Quindi ripeto, oggi quello che vedete è la prima parte e riguarda il primo prolungamento della pista a 2000 metri. Adesso stiamo partendo con l'attività di progettazione del terminal, dell'ulteriore prolungamento, delle infrastrutture di completamento, delle infrastrutture di accesso e della viabilità, quindi sono tutta una serie di attività abbastanza complesse che porteranno prima fase 2024 apertura per una categoria di voli e quindi poi proseguiranno poi successivamente con gli step previsti dal master plan. Ecco, quindi in questo momento noi stiamo seguendo quello che ci dice il nostro master plan, che divide proprio concettualmente in due grandi fasi, fase 1 al 2024, fase 2 successivo completamento per poi consentire a Salerno di avere 6 milioni di passeggeri. Il governo pensa di togliere le mascherine all'aperto già dai prossimi giorni, ma il governatore Vincenzo De Luca è invece già pronto a prolungare l'ordinanza. Teniamo la mascherina qualche settimana in più in Campania, così stiamo più tranquilli almeno per il mese di febbraio. Lo ha detto questa mattina proprio partecipando al sopralluogo all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Sentiamo. Sarebbe irresponsabile togliere l'obbligo delle mascherine durante il periodo di Carnevale e San Valentino. Lo ha chiarito questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della sua presenza al sopralluogo per i lavori all'aeroporto di Salerno. De Luca ha fatto riferimento ad una possibile ordinanza che, laddove il governo decida di andare avanti sulla scelta di consentire all'aperto di togliere il dispositivo di sicurezza, si parla dell'11 febbraio, consenta invece in Campania di prolungare l'obbligo per almeno altre due settimane. La sensazione è che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Non è così, non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. È chiaro che ci avviamo verso l'esaurimento della quinta fase di contagio. La situazione sta migliorando nettamente. Credo che sarebbe irresponsabile togliere l'obbligo di mascherina al momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste, festini. Quindi io credo che sia ragionevole qui avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina, ma è del tutto evidente che stiamo uscendo ormai dall'epidemia. Abbiamo registrato nelle scorse settimane cose francamente demenziali, in modo particolare in relazione al mondo della scuola. Non ci voglio ritornare, ma le ordinanze nazionali hanno mandato al manicomio le famiglie e i docenti. Stendiamo un velo pietoso, perché è veramente qualcosa di indescrivibile quello che hanno fatto per la scuola. Guardiamo avanti, cerchiamo di completare la campagna di vaccinazione per i bambini. Ieri eravamo a 181.000 bambini vaccinati nella fascia 5-11 anni, quindi la cosa va bene.
dobbiamo completare questa fascia di vaccinazione. Per il resto, cominciamo a guardare davvero con fiducia e con serenità al futuro. Grazie. Presidente. Il presidente De Luca ha avuto naturalmente anche modo di soffermarsi con ottimismo sui tempi di realizzazione dell'aeroporto. Siamo in perfetta media inglese, facendo riferimento anche alle difficoltà registrate nelle pratiche per gli espropri. Siamo in perfetta media inglese. Lei conosce un'opera pubblica in Italia che non abbia registrato ricorsi da parte di qualcuno? Perfino i 5 Stelle hanno avuto un ricorso. Comunque, lasciamo perdere, verificheremo nei tribunali amministrativi anche questi ricorsi. La società cerca di lavorare con il massimo di senso di responsabilità, di ricerca anche di convergenze, di intese con i proprietari, ma è del tutto evidente che non si può bloccare un'opera strategica per lo sviluppo non solo della provincia di Salerno, ma anche dell'aeroporto di Capodichino, che non ha più possibilità di espansione. Quindi noi dobbiamo puntare ad avere in Campania almeno altri 6-10 milioni di viaggiatori. Quest'opera deve andare assolutamente avanti. E voltiamo pagina, manca un pezzo dagli oggetti restituiti ieri dalla polizia al santuario della Madonna del Carmelo di Salerno, ritrovati a casa del ladro. A fare la amara constatazione è il parroco Don Biagio Napolitano. Manca la base dell'ostensorio, un pezzo d'argento che potrebbe essere caduto al ladro proprio durante la fuga. Da qui l'appello di Don Biagio a ritrovarlo. Sentiamo. Alla gioia per la restituzione avvenuta ieri degli oggetti sottratti dal santuario della Madonna del Carmelo lo scorso 18 gennaio, oggi si contrappone l'amarezza per la constatazione da parte del parroco Don Biagio Napolitano che all'ostensorio manca una parte, quella più bassa sulla quale poggia un altro pezzo. Ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno restituito la refurtiva dopo aver individuato attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza l'autore del furto che, infrangendo la vetrina con una grossa pietra, aveva portato via diversi oggetti sacri. Probabilmente, e l'ipotesi sarebbe confermata dalle riprese, il ladro, fuggendo via, avrebbe perso il grosso pezzo in argento. Da qui l'appello del parroco del santuario a chiunque possa averlo ritrovato, un residente o anche gli operatori ecologici, affinché possa essere restituito. Intanto io ringrazio la Polizia di Stato che è stata bravissima, ma anche voi con la stampa che avete facilitato questa corsa o rincorsa contro il tempo prima che venissero smerciati questi oggetti sacri e sono ritornati. La cosa bella è che ci sia il calice e anche lo stensorio dove si mette il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, sono ritornati. Purtroppo ci dispiace la base. Ecco, allora io rivolgo un appello in questo caso non al fratello ladro che spero pentito cambi strada, si converta, ma a tutti gli abitanti del quartiere. Se in questa traversa sotto di noi qua proprio a Tigua al santuario abbiano trovato un oggetto che è una base di un ostensorio, è un oggetto abbastanza grande, è una base dove si poggia, si infila appunto la raggiera dell'ostensorio. Chi lo trova, chi ne abbia avuto notizia, magari non rendendosi neanche conto di che cosa potesse essere, diciamo, sì. L'invito, il suo appello è che lo possa restituire alla Chiesa. Sì, sarebbe il dono più gradito e completiamo, diciamo, l'opera, ma in onore di Maria, perché è un pezzo che è stato sottratto alla mamma. Magari a casa a voi non serve, non so se anche gli operatori ecologici avessero trovato questo oggetto nel pulire le nostre strade, possono venire qui, il santuario è sempre aperto, pronto per... Poi faremo restaurare il tutto e faremo una celebrazione più solenne. E torniamo ad occuparci di trasporti perché Legambiente ha pubblicato proprio quest'oggi i dati di Pendolaria del rapporto annuale dei trasporti e la roadmap degli interventi da realizzare al 2030. Sentiamo.
Lo stato emergenziale legato al Covid continua a pesare sul trasporto pubblico, specie sui treni. Stando all'ultimo rapporto annuale di pendolaria di Legambiente, la situazione di incertezza, quella in cui si trova da decenni il sistema del trasporto pubblico in Campania, è aggravata negli ultimi due anni dalle limitazioni imposte dalla pandemia, con disagi dovuti al sovraffollamento dei treni, al taglio del servizio per malattia del personale. Treni rock, ma vecchi, sporchi e lenti. Calano i pendolari dal 2011 al 2019. Il calo è stato pari a meno 44%. Negli ultimi 10 anni sono state ampliate le differenze tra le aree del paese per l'ineguale qualità del servizio. Dal 2009 gli spostamenti nazionali in treno sono aumentati complessivamente a del 46.000 passeggeri al giorno, ma con grandi differenze. Quelli sull'alta velocità sono cresciuti del 114%, mentre quelli sugli intercity sono diminuiti del 47%. Tra regioni che registra un notevole calo c'è la Campania con il 43,9%. Diverse intanto le opportunità legate al PNRR. La missione 3 infrastrutture per la mobilità sostenibile prevede 26 miliardi di euro per il trasporto ferroviario, con interventi da realizzare entro il 2026. Per quanto riguarda l'alta velocità, sono complessivamente 797 nuovi chilometri in cantiere per completamenti o accelerazione di investimenti, tra cui la tratta Napoli-Bari. Per quanto riguarda le cosiddette linee ferroviarie diagonali, saranno potenziate con caratteristiche di alta velocità la direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per un tratto di 87 km. Rilevante anche il finanziamento per la realizzazione di alcune prime tratte della nuova linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, ma non mancano le novità anche per quel che riguarda le tratte della metropolitana. Sindaco, una domanda sulla metropolitana. Ieri è stata consentita l'utilizzo della metropolitana per lo stadio, si continuerà così anche per le prossime? Me lo auguro. Noi fino alle 19 siamo stati in ansia per la possibilità di avere un'ultima corsa alle 23, non mi ricordo quando. Alla fine l'abbiamo sfangata, ringrazio anche la prefettura per il supporto che ci ha dato, però credo che in qualche modo vada normalizzata in via definitiva. Noi abbiamo un'infrastruttura come la metropolitana e mi sembra francamente sbagliato immaginare di chiuderla proprio quando serve al movimento di un gran numero di persone. Su questo faremo una valutazione insieme al prefetto, che è assolutamente collaborativo, e credo che si trarrà una decisione definitiva. Il comune di Battipaglia risparmierà 300.000 euro l'anno grazie alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio fatta dal comune di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, con la società Ecoambiente, che gestisce ora l'impianto di compostaggio di Eboli. Sentiamo. Il comune di Battipaglia conferirà la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nell'impianto di compostaggio di Eboli, e questo è il primo atto concreto della nuova gestione dell'impianto, che nelle scorse settimane è stata affidata ad Ecoambiente S.p.A. Il comune di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, ha infatti approvato il contratto con la società partecipata dall'ente d'ambito Salerno, che dopo il passaggio di gestione dell'impianto dall'operatore privato alla società pubblica ha deliberato di attuare il principio generale della prossimità. Per il comune di Battipaglia, che fino ad ora ha subito solo disagi per la presenza dell'impianto ai confini del proprio territorio, si apre ora una stagione di notevole opportunità. A conti fatti, spiega Vincenzo Petrosino, presidente di Ecoambiente, l'amministrazione di Battipaglia risparmierà centinaia di migliaia di euro all'anno rispetto alle spese sostenute nel 2021 per smaltire la frazione organica. Un risultato ragguardevole per le casse comunali, reso possibile dal fatto che Ecoambiente applica una tariffa unica di 135 euro a tonnellata, fatta salva quella agevolata prevista per il comune di Eboli, che ospita l'impianto. La nostra, ha rimarcato Vincenzo Pretosino, presidente di Ecoambiente, è una società pubblica che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ma che si pone tra gli obiettivi primari anche quello di far risparmiare i comuni praticando prezzi più bassi rispetto agli operatori privati presenti sul mercato nazionale. L'obiettivo, quest'ultimo, che si persegue, commenta Giovanni Coscia, presidente dell'EDA Salerno, dotando il territorio provinciale della necessaria rete di impianti pubblici di ultima generazione per il trattamento della frazione organica dei rifiuti.
Abbiamo la necessità di essere una provincia autonoma per il trattamento della frazione organica e non possiamo correre il rischio come in passato che in altre regioni non accolgano i nostri rifiuti, le nostre comunità vanno in emergenza. Inoltre, ha aggiunto Giovanni Coscia, solo dotando il territorio provinciale di impianti di compostaggio e ponendo fine al costoso fenomeno dell'emigrazione dei rifiuti al nord, si potranno abbattere i costi della Tari per i cittadini e produrre energia e compost di qualità per l'agricoltura. Intanto sono in corso incontri con tecnici e funzionari della regione proprio per fare il punto sulle procedure dei lavori di ammodernamento dell'impianto di compostaggio di Eboli, per il quale c'è un finanziamento di circa 2 milioni di euro. Prevista anche l'introduzione di un ulteriore vagliatore che consentirà di produrre compost di qualità, oltre a specifiche opere destinate a contenere l'emissione di cattivi odori. Ed ora ci spostiamo nel comune di Rocca d'Aspide, dove sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell'ospedale di comunità, un servizio aggiuntivo che nell'ambito della medicina del territorio si aggiunge a quelli ospedalieri. Il servizio. Consegnati a Rocca d'Aspide i lavori di realizzazione dell'ospedale di comunità al terzo piano del nosocomio rocchese, finanziati dalla regione per 1 milione di euro. Una struttura che sarà capace di garantire assistenza alle persone impossibilitate a riceverla a domicilio, attrezzato con 10 posti letti e un'area accoglienza con tanto di soggiorni e servizi igienici, diversi spogliatoi per il personale, un archivio infermieristico e 2 stanze per i medici, oltre ad una stanza per l'attività psicomotoria e 2 ambulatori medici. Un servizio importante che da tempo aspettavamo, oggi finalmente c'è la consegna dei lavori, si parte con questo ampliamento di quest'ala della struttura ospedaliera, dove saranno allocati 10 posti letto di ospedale di comunità per lavori di circa 1 milione di euro. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento per tutta quest'area territoriale, un'area territoriale peraltro che è disseminata su 820 km quadrati, per cui già questo dovrebbe rendere il senso di qual è la condizione che questi territori vivono. È questo, ripeto, un punto, diciamo così, di inversione di tendenza rispetto a tutta una serie di criticità che abbiamo denunciato fino ad oggi anche sul sistema ospedaliero, ma che spero possa essere effettivamente il momento di ripartenza per una riorganizzazione compiuta della sanità. Questi territori hanno bisogno e hanno necessità di essere tutelati. La strategia di sviluppo delle aree interne li mette al centro. Nei fatti, tutto questo che è un principio sacrosanto di ripristino di condizioni di equità deve essere poi tradotto in fatti concreti. Quello di oggi lo è, speriamo che in futuro, anche rispetto a tanti altri attività, prestazioni, segmenti dell'organizzazione sanitaria su cui noi stiamo da tempo battagliando, possano essere ricondotti effettivamente a condizioni di equità, come dicevo prima, e che garantiscono a tutta la popolazione di questi territori il sacrosanto diritto alla salute. Nulla di più e nulla di meno, e sono convinto che questo sarà il percorso dei prossimi anni. È avvenuta la consegna dei lavori alla ditta che si è affidata i lavori per la realizzazione dell'ospedale di comunità al terzo piano dell'ospedale in 2 ale che non erano state mai completate e utilizzate. Ed ora è il momento, come di consueto, di dare uno sguardo alla nostra rubrica quotidiana, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film di Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, 3 gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Atmosfera romantica in riva al mare, cena, lume di candela e sottofondo con musica live con Mario Clarizia al ristorante Eureka di Via Generale Clark a Salerno. Menù fisso a base di mare e di terra per una serata particolare per San Valentino. Per info e prenotazioni 089 33 49 23 335 83 98 423.
ti divertirai, te lo prometto. Parleremo di sport, di calcio, in modo particolare di Salernitana impegnata ieri sera allo Stadio Arechi, ma lo facciamo tra poco, dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E la Salernitana doveva e voleva vincere per riaprire i giochi in chiave salvezza, accorciando anche sullo Spezia. Così non è stato, ma Stefano Colantuono ha visto segnali positivi durante i 90 minuti di ieri sera. Il tecnico granata ha anche spiegato i motivi dell'esclusione di Bonazzoli, finito in tribuna. Sentiamo. Poi, così, ci stiamo lavorando perché... non siamo da molto insieme, i due ragazzi brasiliani li ho visti in un allenamento, quindi è normale che ci stiamo lavorando, però dobbiamo accelerare, ora domani ci alleneremo subito, ripartiremo subito perché abbiamo una trasferta importante, la difficoltà può essere questa, ma la difficoltà io lo accetto, mi sta bene perché avevamo bisogno di innesti e quando fai tanti innesti ci sono i pro, ci sono i contro, dovremmo essere bravi a limare i contro, che possono essere quelli dettati da una condizione magari non brillantissima, perché qualche giocatore, più di qualcuno, lo stava giocando, a parte Mazzocchi, a parte Michele che stava giocando in Brasile invece di più, lo stesso vale per Denilson. Quindi, però ripeto, a me la squadra mi ha dato dei segnali, mi piace questa squadra, cioè mi ha dato dei segnali importanti, ci hanno voglia di lottare, ci hanno voglia di giocarsela. Un'ultima considerazione, perché Musset dal primo minuto... Per i motivi che ti ho detto adesso. Non Djuric. Per i motivi che ti ho detto adesso, perché Musset ha bisogno di conoscere, io sapevo benissimo che Musset avrebbe avuto qualche difficoltà, ma Musset deve conoscere il nostro campionato, deve abituarsi subito, non l'abbiamo preso per tenerlo lì in affettalina, lo volevo subito buttare nella mischia per fargli capire che clima c'è nel nostro campionato, che tipo di partite andremo a giocare, ed è un ragazzo che ha delle qualità, ma un attimino aspettato e volevo subito metterlo nelle condizioni di conoscere. Dalla distinta? No, Bonazzoli ci ha avuto una settimana un po' particolare, per cui d'accordo con la società non è stato convocato, è stato messo tranquillamente un attimino da parte, non è stato convocato, Federico tornerà utile già dalla prossima partita, l'abbiamo voluto far rasserenare un pochino perché c'erano stati dei piccoli problemi, ma niente di particolare. Sono due punti persi questi secondo lei? Ma noi dobbiamo vincere, non lo so se saranno due punti persi o se sono due punti persi, lo vedremo strada facendo, perché il campionato va avanti, ci sono altre partite e magari sono punti che puoi andare a recuperare da un'altra parte. Partiamo con questo mattoncino, intanto in casa abbiamo fatto il punto che quantomeno nella mia gestione, vuoi anche per... abbiamo incontrato tante squadre forti, non eravamo riusciti a fare. Partiamo da sto punto, da sto mattoncino e pensiamo subito alla partita di Genova, perché non possiamo stare a pensare troppo a quello che è stato. E da oggi la Salernitana pensa alla trasferta di domenica a Marassi contro il Genoa, sarà un autentico spareggio per la salvezza. La squadra granata ha sicuramente ampi margini di miglioramento, ma il tempo e le occasioni scarseggiano. Possibile qualche novità nell'11 di partenza? Il servizio.
Ed ora testa al Genoa contro il Grifone di Blessin, uscito con un punto meritato dall'Olimpico nello scorso turno di campionato. Sarà una partita importantissima e dagli elevati contenuti agonistici. Dopo il nuovo cambio in panchina, il Genoa ha tirato fuori carattere d'artigli, diventando squadra più arcigna e spigolosa, portata a spezzettare il gioco con falli tattici e maggiore energia nei contrasti. Vincere i duelli individuali, non farsi intimidire dall'aggressività dei padroni di casa, riuscendo a saltare la prima pressione quando la palla staziona ridosso dell'area di rigore, sarà fondamentale. Se lo Spezia sa anche proporre gioco, il Genoa per ora è squadra che sta trovando una compattezza ed una solidità in fase difensiva che prima non aveva, ma fa ancora fatica a fare gol. A sua volta la Setana è una squadra nuova, quasi di zecca, rivoluzionata a gennaio e bisognosa di rodaggio che per tanti motivi ora come ora va quantomeno accorciato. Contro lo Spezia la squadra è migliorata nella ripresa sul piano del gioco e dell'atteggiamento, e di margini di miglioramento, come ha ribadito anche Walter Sabatini alle colonne del sito ufficiale, ci sono. Bisognerà ottimizzare il tempo ed il lavoro, scegliendo bene le pedine da schierare inizialmente. Verdi è già caldo, Djuric e Mikel sono sicuramente più prime punte rispetto a Mussè, mentre con Bonazzoli bisogna arrivare ad un punto. Chiusosi il mercato, l'attaccante era rimasto con propositi di rivalsa, ma ieri è venuto meno per scelta tecnica, dietro la quale covano le incomprensioni e malumori alimentati dalle tante panchine, frutto però anche di atteggiamenti non sempre positivi da parte dell'ex Samp. Bisogna venirsi incontro, trovare un punto d'intesa e focalizzarsi sull'obiettivo comune. Tempo peraltro ora proprio non c'è. Il talento di Bonazzoli può tornare utile, ma serve anche dell'altro, e se un allenatore lascia in tribuna un calciatore importante, qualcosa sotto c'è. Si spera che l'incidente possa già essere stato chiuso, perché a Marassi servirà anche la capacità realizzativa dell'attaccante di proprietà della Samp. Per lui sarà una sorta di derby e sicuramente avrà motivazioni altissime. In mediana scalpita Ederson, l'unico dei nuovi a non aver debuttato contro lo Spezia, mentre Boinen ha già fatto vedere spunti e personalità da calciatore vero. Le basi ora sono sicuramente più solide rispetto ad un mese fa. Ora la Setana ha una proprietà solida ed una rosa attrezzata. Manca il tempo, certo, ma una vittoria potrebbe cambiare il corso degli eventi, anche considerato il fatto che ci sono due partite che, salvo sorprese, saranno recuperate. Più che alla classifica, per farsi coraggio, la Setana deve guardare a se stessa e ai progressi che sarà capace di compiere di qui a breve. Superare indenni la trasferta di Genoa potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione. E dopo il calcio, il basket. Dopo la vittoria interna sulla Stella Azzurra, la Givova Scafati si prepara a scendere di nuovo in campo. Domani in programma il recupero del match con Latina, rinviato nelle scorse settimane causa Covid. La Givova deve tornare a fare punti in trasferta per restare in alto in classifica generale. Latina è squadra insidiosa, ma alla portata del quintetto di Coach Rossi, che vuole vedere maggiore attenzione e intensità per tutto l'arco della gara, anche e soprattutto quando la sua squadra accumula un discreto margine di vantaggio. Ma ascoltiamo proprio cosa ha dichiarato mister Alessandro Rossi. Sì, è chiaro, come sempre cerchiamo di fare una partita buona, propositiva, ma soprattutto cercare un po' di invertire quello che è il nostro trend in trasferta. Nell'ultimo periodo è vero che abbiamo avuto partite molto difficili fuori casa, però è anche vero che siamo consapevoli di non esserci espressi in maniera brillante come abbiamo magari fatto sempre, direi, a Palamangano. Quindi è una bella occasione per cercare di invertire questo trend, sapendo assolutamente che in questo campionato non c'è nulla di scontato e che ogni partita è una storia a sé, però vogliamo andare a Latina con la faccia giusta, con la determinazione giusta per cercare di portare a casa questi due punti, che per noi significherebbero chiudere il girone di andata, perché la partita rientra nel calendario del girone di andata con un record assolutamente importantissimo. Ma direi sicuramente il collettivo, il modo in cui si coinvolgono in attacco, il ritmo di attacco, il fatto che la palla circola sempre molto velocemente, tutti i giocatori sono coinvolti, ognuno è ben conscio del suo ruolo. Chiaramente su tutti spicca un po' Henderson, che sta facendo un campionato di primissimo livello, ma anche gli esordienti, o comunque quasi esordienti, come Radonjić, Veronesi, stanno facendo un campionato veramente importante. Quindi lo stesso Mouin ha avuto una grandissima crescita nell'ultimo periodo, quindi direi che è una squadra da temere per il suo collettivo, per la capacità di giocare insieme e di non dare sempre punti di riferimento chiari all'avversario. Sicuramente il momento è importantissimo, questo mese secondo me ci dirà moltissimo, non solo di noi ma anche del campionato in generale. Credo che la cosa più importante sia cercare di avere un livello di
di autoesigenza verso se stessi molto elevato. Non rilassarsi se non nelle ore che seguono la partita per recuperare fisicamente e mentalmente le energie, ma pronti dal giorno dopo a rituffarsi in una nuova, partita, in nuovi concetti, nuove cose da imparare o da approfondire. Quindi credo sia il segreto sia nella capacità di rigenerare la tensione nervosa e senza cercare scuse, cioè senza cercare alibi di stanchezza o di stress. Chiaramente c'è, dobbiamo essere bravi a superarlo e andare avanti partita dopo partita, soprattutto cercando di prendere un impegno alla volta. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.